La nostra città è stata colpita un po' come tutte le città italiane e europee dal tema della crisi energetica, un tema legato al caro dell'energia, alla necessità di contenere i costi e alla volontà di far fronte a misure che ci consentano di mitigare l'impatto che la guerra ha sui nostri territori, oltre che sull'inflazione. Per far fronte a queste criticità, stiamo valutando e stiamo mettendo in atto delle misure che sono volte al contenimento dei consumi, principalmente sui nostri edifici pubblici, sulle scuole, sul palazzo comunale, sulle palestre, su tutti gli edifici in cui svolgiamo servizi. Terremo e teniamo la temperatura più bassa e proviamo a migliorare la qualità energetica dei nostri edifici. Gli anni passati abbiamo già fatto tanto in termini di riqualificazione energetica, quest'anno lavoriamo tanto sul tema dei comportamenti che sono un tema cruciale. Attraverso l'energia per la città stiamo inoltre operando con lo sportello per l'energia per fornire informazioni a famiglie e cittadini sul tema dell'energia, sul come contenere i costi, sul come leggere le proprie bollette, che è un altro tema molto importante, e non ultimo sul come scegliere gli operatori e come contenere i propri consumi domestici.